Sta fermo. Sta zitto. Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto. Guarda dove metti i piedi. Sta attento a non rovesciare l'acqua. E non lasciare cadere la penna. Non perdere i pastelli. Non giocare in cortile. Non correre sulle scale. Non fischiare. Non sbattere le porte. Non strusciare le scarpe. Non prendere a calci i sassi. Sta buono. Perché la mamma ha mal di testa. Perché la maestra ha mal di testa. Perché la zia, perché ha, mal la zia ha mal di testa. Perché la portiera, perché la portiera ha mal di testa. Perché la mamma ha mal di testa. Perché la maestra ha mal di testa. Perché la zia ha mal di testa. Perché la portiera ha mal di testa. Non correva, non saltava, non sporcava i pavimenti, si lavava sempre i denti, non strillava, non rideva, i bottoni non perdeva, senza macchie sui guantini, senza buchi nei calzini. Era proprio un bambino di gesso. Respirava se aveva il permesso. Stava dove l'avevano messo. Come un bravo bambino di gesso che non risponde e non dice mai di no. Ora grande è diventato, ma non è molto cambiato. Compitissimo, prudente, ossequioso, diligente. Dice grazie al superiore. Dice sempre sì, signore. Se gli danno sulla testa, dice grazie e non protesta. Passa il giorno a fare inchini. Non ha buchi nei calzini.